Gli MB339 PAN nella manovra della Siberiana, passaggio finale di saluto. E questa è l'immagine scelta per il poster 2023 della stagione della pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori. È stato presentato insieme al calendario, alla base di rivolto, appuntamento tradizionale celebrato alla presenza del generale di divisione aerea Luigi Del Bene, un momento in cui la PAN incontra il territorio, confermando il forte legame dell'orgoglio nazionale dell'aeronautica con il Friuli Venezia Giulia. Siete coloro che uniscono. In un mondo di grandi divisioni, penso che nessuno si possa dividere parlando di voi. E siete anche quel talento, quell'ingegno, quella passione, quella fatica, quel lavoro che in fondo mette insieme le ragioni per le quali nessuno fa da solo, ma c'è qualcuno che fa sempre insieme a qualcun altro. Io penso che questo sia il tributo più importante che noi possiamo riconoscervi come istituzioni, saremo sempre al vostro fianco, ringraziandovi di essere il nostro simbolo del quale noi, ospitandovi, siamo davvero orgogliosi. Oggi è stato davvero molto emozionante assistere alla presentazione della squadra 2023, alla classica presentazione del calendario 2023, una presentazione molto molto partecipata, dove si è davvero percepito il fortissimo legame tra la nostra gente e le frecce tricolori. Io ho esaltato la capacità tecnica, militare, le forze armate, ma essenzialmente il loro tratto umano è quello che lega le frecce tricolori, gli uomini, alla nostra comunità, alla nostra gente. Questo è sentito, basta vedere la partecipazione. E questo tratto umano è un esempio che ci deve guidare. A chiunque ha una responsabilità, bisogna saper mantenere i piedi per terra e saper avere quell'umiltà di confrontarsi con il prossimo, perché così si creano realmente quei valori positivi che ci possono dare speranza anche per il futuro. Le frecce tricolori sono un simbolo di questa speranza per il futuro. Alle posizioni chiave di Pony 1, capoformazione Pony 6, leader della seconda sezione, rimangono rispettivamente il maggiore Pierluigi Raspa e il maggiore Franco Paolo Marocco. Novità invece per un'altra posizione chiave della pattuglia, il ruolo di Pony 10 solista è stato assegnato al maggiore Federico De Cecco, che subentra al tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Due nuovi ingressi in formazione, il capitano Giovanni Morello, pilota di Eurofighter proveniente dal dodicesimo gruppo del 36° stormo di Gioia del Colle, e il capitano Luca Pozzani, pilota di Eurofighter dal 18° gruppo del 37° stormo di Trapani Birgi. I due nuovi ingressi voleranno rispettivamente con il numero 9 e il numero 7. Il 2023 è l'anno del centenario dell'aeronautica militare come forza armata autonoma, avvenuta il 28 marzo 1923. Appuntamento imperdibile all'aeroporto di pratica di mare il 17 e il 18 giugno.